Dopo 20 anni riapre la guardia medica a Ponte Cagnano Faiano. L'annuncio è stato dato questa mattina in una conferenza stampa ad hoc convocata presso Palazzo di Città. La struttura verrà ubicata nei locali precedentemente occupati dalla Protezione Civile nel piazzale antistante l'ex tabacchificio Centola. L'inaugurazione avverrà il 25 gennaio alle ore 16:30 alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, mentre l'apertura al pubblico vera e propria avverrà l'1 febbraio. La guardia medica aprirà ufficialmente il 1 febbraio, partirà il servizio per un problema proprio di inizio mensile. Ci saranno 5 medici che garantiranno la presenza in tutte le notti festivi e prefestivi. Durante i giorni festivi e prefestivi è previsto il raddoppio, cioè ci saranno 2 medici che garantiranno la loro presenza qui. La sistemazione è stato forse questo il punto più difficile, perché abbiamo verificato varie soluzioni, abbiamo scelto alla fine una nostra struttura, quindi senza aggravio di spese per il comune, posta in una situazione centrale, perché la struttura in cui adesso è ubicata la Protezione Civile a livello del piazzale Centola, per cui è facilmente raggiungibile dai cittadini della frazione capoluogo, e anche un'ampia facoltà di possibilità di parcheggio. Un ringraziamento vero devo farlo al governatore De Luca, perché è un politico che non fa chiacchiere, è concreto e che dà delle risposte, degli impegni a delle amministrazioni che dimostrano con determinazione di voler portare avanti degli obiettivi concreti. La Guardia Medica era una delle vostre priorità nel programma dei 100 giorni. Il programma è stato un po' sforato, perché siamo praticamente nel 2019, c'è stata un'interlocuzione difficile con l'ASL. Quali difficoltà avete incontrato lungo il cammino? Beh, le difficoltà erano tante, burocratiche, di autorizzazioni. Abbiamo dovuto dimostrare che questa città ha già dato, che dobbiamo assolutamente riappropriarci di alcuni servizi importanti. È chiaro che la dimostrazione vera è la concretezza di questa amministrazione, il fatto che non vuole che lasciare anche il dibattito e le promesse della campagna elettorale a un fatto prettamente, diciamo, fumoso di promesse che poi si fanno soltanto in campagna elettorale. Noi tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo porteremo avanti e lo realizzeremo. C'è chi ha deciso di fare, diciamo, il critico sulla poltrona dopo aver avuto delle responsabilità politiche, ha deciso quindi di non darci una mano ma soltanto di venire a farci il pelo nell'uovo su ogni iniziativa o attività che facciamo. Noi invece andiamo avanti, diritti, non ci facciamo condizionare, vogliamo dare le risposte alle mamme, agli anziani, ai pensionati, ai disoccupati, ai cittadini di Ponte Cagnano Faiano.